Ah, la primavera, la stagione che piace a tutti tranne che al sottoscritto, un po' per le allergie, un po' per l'allungamento delle giornate, un po' per il caldo che comincia ad arrivare e un po' per questi cazzo di uccellini che non stanno mai zitti mentre registro. Salve a tutti e benvenuti al video acquisti di marzo 2023, che a differenza dei miei soliti video acquisti, che bene o male sono equilibrati in quanto a generi e stili, questo mese c'è una grandissima sproporzione dalla parte dei manga e non so neanch'io perché. E come al solito c'è parecchia roba, sempre per gli standard del mio canale si intende, quindi cominciamo subito. Ho recuperato il primo volume di Call of the Night, serie che al momento ne conta 7 se non sbaglio e che quando era uscito mi era passato sotto i radar, semplicemente perché non sapevo che era dello stesso autore di Dagashikashi, Kotoyama, solo che qui si parla di vampiri e non di dolcetti. Non l'ho ancora letto, ma vi saprò dire. 28esimo volume per Seraph of the End, che come al solito non ho letto perché questa trama è più complessa di quella di un film di Lynch e non mi ricordo mai dove siamo arrivati, e il resto dei volumi sta nell'altra casa. 14esimo volume per Rinne, il nuovo manga della Rumiko Takahashi, che si mantiene carino, semplice e divertente, almeno più bello di Rinne, ma per quello ci voleva poco, e amici miei, è fiappo. Ma anche questo mese potete dormire a sonni tranquilli e fiappo. Volume 7 per Kaiju numero 8 e come si stanno sviluppando le vicende mi piace. Questa serie inizialmente non mi convinceva, avevo mille riserve, ma più va avanti e più la trovo divertente. Non è un capolavoro, non è un manga incredibile, ma per quello che vuole essere, ovvero un semplice battle coi mostri, non mi dispiace affatto. Volume 5 per la nuova edizione di Claymore, dove finisce il prequel, e sì, è struggente esattamente come me lo ricordavo dall'anime. E in questo numero scopriamo anche qualcosa in più sull'organizzazione delle Claymore. È molto figo, è una sorta di The Witcher al femminile, assolutamente da recuperare per tutti quelli che amano il dark fantasy. Blue Lock volume 1, variant di Panini, lo sapete, di solito non compro le variant, ma per questa ho dovuto fare un'eccezione. Era molto carina e visto quanto mi piace Blue Lock e quanto ho apprezzato l'idea per la sua realizzazione, me la sono portata a casa. Secondo volume per Ripper, manga francese in francese, questo l'ho comprato coi soldi della vendita delle variant One Piece Gold e Silver assieme a tanta altra roba, quindi se non avete visto quel video andatevelo a recuperare. Tokyo Revengers volumi 24 e 25, vi vorrei dire che il proseguimento della storia oltre a dove l'aveva pensata l'autore mi sta piacendo, ma no, non tanto, lo trovo davvero poco ispirato e superfluo, e anche un fatto estremamente emozionale che succede nel numero 25 non riesce ad avere impatto su di me, perché lo sento troppo distante da ciò che l'autore inizialmente voleva raccontare. Dandadan volume 5, sempre divertente, assurdo, cazzaro e scanzonato, ogni numero in cui non perde il suo spirito è un numero che sono felice di leggere. È completamente folle, fuori di testa, non sai mai cosa potrebbe succedere nel capitolo successivo ed è per questo che mi piace tanto. Volume 1 per Choushin X, il nuovo manga di Suishida, l'autore di Tokyo Ghoul. Comprato perché faccio coming out, sono uno di quelli che all'epoca Tokyo Ghoul, il manga, l'ha apprezzato tanto e quindi volevo vedere che cosa avrebbe tirato fuori di nuovo. E ha tirato fuori qualcosa che non sa se vuole essere ancora Tokyo Ghoul, Chainsaw Man o Devilman, e lo intendo nei modi peggiori possibili. Sembra veramente un volume privo di identità e che continua a cercarla per tutta la sua durata, ma non la trova. Ovviamente lo proseguirò perché sono curioso di scoprirla anche io, ma non mi ha lasciato per niente una bella impressione. Primo numero per l'edizione di J-Pop di Initial D, che non ho ancora letto, ma nel dubbio... 17esimo volume per Bakemonogatari, che come al solito non ho letto, ma che come al solito continuo a comprare perché mi fido di Nisio Isineo Grade, così sulla fiducia. The Tumbling Onigiri in Town del mio amatissimo Pampania. Quanto sono felice che Star Comics continui, anche se ha un ritmo un po' lentino, a pubblicare i suoi volumi. Anche questo mi è piaciuto parecchio, e se volete sapere cosa penso di lui barra lei, ho realizzato un video sulla sua prima opera, An Invitation from a Crab, e la trovate sul canale. Duranchi del compianto Miura, oltre a, sì, la variant del volume 1 di Berserk. Non l'ho ancora letto, ma non perché non abbia avuto tempo, semplicemente perché sono un po' bloccato su questo, perché so che dopo questo non avrò più niente da leggere di Miura, e la cosa un pochino mi rattrista. Sensei ai Cavalieri dello Zodiaco, nuova edizione, volume 4, sempre divertente, sempre figo, qua cominciamo a vedere i primi scontri con i Cavalieri d'Argento, è una bella edizione, speriamo che prima o poi venga portata a compimento. Secondo volume di Carisma, un manga che dovrebbe riguardare i meccanismi mentali dietro le sette
sette, il lavaggio del cervello che viene fatto ai fedeli, ma anche da questo secondo volume lo trovo trattato in maniera estremamente superficiale. Come concetto dovrebbe essere un manga che mi fa impazzire, ma non lo vedo approfondito a sufficienza. Speriamo che questa cosa cambi nei volumi successivi. Primo volume per il manga di Elden Ring, ne ho parlato per un intero video e non ripeterò niente, se volete recuperatevelo. Secondo volume per Mieruko-chan, il gag manga horror slice of life che è diventata una delle mie letture preferite. Spero davvero che Planet Manga continui a stampare questi volumi a un ritmo sostenuto, perché per un amante dell'horror come il sottoscritto, vederlo reinterpretato in una chiave comica, rispettando però comunque tutti gli stilemi dell'orrore giapponese, mi fa impazzire. Rooster Fighter volume 3, c'è un gallo che picchia dei mostri giganti. Dovrei avervelo venduto già solo così. Volume 5 per Boys Abyss, il manga più disturbante del momento. Quanto mi piace vedere le vicende della vita di Reiji, quanto mi piace vedere tutte le persone che, senza che lui neanche se ne renda conto, fanno affidamento su di lui e lo vogliono nella loro vita, come lui sia alla fine soltanto un burattino che viene controllato a destra, a sinistra, da gente che lo usa e lo sfrutta per i propri scopi. E a questo punto la domanda diventa soltanto: da chi voglio farmi sfruttare? Sempre ottimo, se non siete deboli di cuore, leggetelo. Sweet Home volume 5, che numero dopo numero continua a perdere lentamente quel piglio che aveva all'inizio, trasformandosi in un banale survival horror, un bel survival horror per carità, ma comunque niente di eccezionale. Potrei quasi pensare di interromperla, vediamo col prossimo numero. The God of High School volume 1, erano tutti entusiasti dell'uscita di questo webtoon, e non capisco perché. È un classicissimo fumetto di combattimento con il torneo, i livelli di potenza, i vari stili. Se c'è un complimento che gli potrei fare è di costruire un bel mistero riguardo al motivo di questo torneo, ma non è sufficiente per farmelo continuare, anche perché ho visto che sono più di 500 capitoli. Vale invece la pena di essere continuato Tower of God, che per quanto i disegni continuino a non essere a livello, la trama è sempre più interessante. E chiudiamo con i manga con l'11° volume dell'Ultimate Deluxe Edition di 20th Century Boys. E speriamo che Panini non ci faccia aspettare troppo tempo per 21st Century Boys con il finale vero. Passiamo al fumetto americano e iniziamo da Marvel con Iron Man Viva Las Vegas, miniserie completa in due volumi in inglese. Ho realizzato un video su questo schifo, recuperatevelo. Finalmente sono riuscito a recuperare il numero 1 e quindi ho recuperato anche tutti gli altri fino al 5 della nuova run di Daredevil di Chip Starsky. Quella precedente la considero davvero un piccolo capolavoro che va non soltanto a narrarci delle vicende di un uomo vestito da diavolo, ma più in generale di che cosa significa essere un eroe, di quali siano i limiti della figura supereroistica e su cosa effettivamente dovrebbe agire. Un discorso che trova al 100% il suo compimento in questa nuova run che per ora mi sta piacendo un casino. Volumi 67 e 68 di Batman, anche per il Cavaliere Oscuro dal 68 comincia una nuova run, vorrei dirvi com'è ma non ho ancora avuto tempo di leggerlo. L'ho comprato ieri. Volume 25 per Star Wars, sì, dopo mesi a criticarlo ho definitivamente droppato l'Alta Repubblica, non mi piaceva. Ci metto un po', ma alla fine arrivo. Volume 29 per lo spillato di Godzilla della Salda Press, con la quarta parte di 6 del Regno dei Mostri. Come dico sempre, la miglior run mai pubblicata su questa testata. Se non avete letto niente di Godzilla mai, potete tranquillamente partire da questa. E ultimo per il fumetto estero, Uki. Sì, questa è proprio la versione cartacea in italiano di uno dei webtoon più apprezzati di sempre, edito dalla Gribaudo. Non avevo idea che esistesse, l'ho trovato completamente per caso girando per la Feltrinelli, l'ho visto lì, ho detto aspetta, ma è proprio lui? Era proprio lui. È molto carino e se non avete mai avuto occasione di leggerlo, eccovela qua. Partiamo e chiudiamo con il fumetto italiano, iniziando con alcuni volumi autoprodotti, ad esempio Terra Blu di Jax. È un volume sottilissimo, ha davvero poche pagine, si legge in letteralmente 2 minuti, ma è una storia fantascientifica che ho apprezzato, mi ricorda alcuni episodi di Love Death Robots. Se lo trovate a qualche fiera avvicinatevi al suo banchetto dell'autoproduzione perché ne vale la pena. Per Median Comics i primi 4 numeri di Fiend di Pietro Gandolfi e Luca Panciroli. Un fumetto indipendente fighissimo, metal da morire, che si rifà in parte a Ghost Rider e Spawn, ma con i dialoghi profondi e i personaggi tormentati del Corvo di Faust. Il tutto proposto nel formato del comic book americano. I primi 3 volumi sono
le origini del personaggio, il quarto è l'inizio di una nuova run che verrà poi proseguita. Neanche a dirlo, assolutamente consigliato. Passiamo a Bugs Comics con Samuel Stern, volume 40, Spiriti sulla pelle, con la sceneggiatura della bravissima Antonella Liverano Moscoviti e i disegni dell'altrettanto brava Francesca Biscotti. L'ho apprezzato tantissimo, si piazza sicuramente nella top 5 delle mie storie preferite di Samuel Stern, e questo mese ho anche realizzato sul canale Two Horizons un'intervista alle due autrici, se volete ve la lascio qua giù in descrizione. Sempre per Bugs Comics, Caglia volume 5. Da questo numero cominciamo a vedere una sorta di autoconclusività, che autoconclusività non è nelle storie, perché sì, inizia e finisce una vicenda, ma durante tutto il suo corso vengono approfonditi i personaggi e portata avanti anche la trama orizzontale. Non è assolutamente da sottovalutare questa cosa. Per ora Calia continua ad apprezzarlo e non vedo l'ora di esplorare meglio il suo mondo. Passiamo a Bonelli con Tiziano Sclavi, il narratore dell'incubo, che sarebbe una sorta di vita e opere di Tiziano Sclavi. Era da un po' che mi invogliava questo volume, ma non lo avrei mai comprato a prezzo pieno, 32 euro li trovo veramente eccessivi, ma per fortuna l'ho trovato qua alla Mondadori in Piazza della Vittoria di Pavia per 8 euro e ovviamente è venuto a casa con me. E ultimo ma non per importanza, Dylan Dog 438, La città senza nome. Cosa penso di questo ritorno al classico di Dylan Dog, voluto forse da Sclavi o forse no? Ne ho parlato in una live questo mese in compagnia di Luca DJ, Nico di Polvere e Fumetti e Noma Mammazzo. Se volete ve la lascio nelle schede a fine video. E questi erano tutti i volumi che nel mese di marzo si sono aggiunti alla collezione. Non c'è stato lo scatolone di Starshop, ma vi ricordo che qua giù in descrizione trovate il link a Starshop, dove c'è sempre il 5% di sconto, e con il codice CURO15 avrete spese di spedizione gratuite su ordini di valore pari o superiore a 15 euro. Se mi volete sostenere potete farlo con un like, con una condivisione che apprezzo tantissimo, oppure se vi sentite particolarmente generosi, qua in descrizione c'è il mio link ATP per una donazione singola o un abbonamento, da cui riceverete anche delle ricompense carine. E sempre in descrizione anche tutti i miei social, che sono pochi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Come sempre ridotto il mio povero divano dopo il video acquisti. Put